In questo numero. Il personaggio della settimana, botta e risposta con Virginio Rognoni, ministro degli interni. I medici italiani. L'università li prepara soltanto sui libri. La sete della Sicilia. L'acqua c'è, ma è nelle mani dei padroni. Città del Messico. I drammi della metropoli più popolosa del mondo. Il personaggio di questa settimana è più che mai un personaggio di attualità permanente si potrebbe dire, è il ministro dell'Interno Virginio Rognoni. Certo, non possiamo pretendere che il ministro dell'Interno risponda a tutte le domande. Noi in ogni caso cercheremo di fargliene il più possibile, con la regola che ricordiamo anche al ministro, che è la regola di Spazio 7, domande brevi e risposte possibilmente brevi. Signor Ministro, diciamo pure che abbiamo fatto un po' di fatica ad averla qua. Questo fa pensare che sia vero quel che si dice di lei, che è un po' timida e soprattutto la imbarazzano le telecamere. Bah, io non credo di essere timido. Penso piuttosto di avere paura delle parole inutili, e di parole se ne dicono tante. Lei, democristiano, non è mai apparso nelle diatribe del suo partito, diciamo lotte di correnti o altro. Perché fu scelto come ministro degli interni? Ma lei sa che spetta al Presidente del Consiglio nominare i suoi ministri. E io credo che Andreotti, perché allora era Andreotti Presidente del Consiglio, avrà pensato che in questo incarico io avrei potuto non fare male. Non vedo altra risposta. Recentemente, lei ricorderà, ci siamo incontrati sulle nevi del Monte Rosa. Sì. Lei aveva un bel maglione rosso, sì, degli scarponi, e appariva davvero un uomo felice, allegro. Ecco, che cosa induce una persona come lei a fare il ministro dell'interno di questi tempi? Il dovere di portare avanti un compito che ti è stato assegnato. Non vedo quale altra risposta io posso dare a questa domanda. Certo, è un lavoro molto, molto duro, molto difficile. Direi che c'è anche poco tempo per pensarci sopra. Lei, signor Ministro, ha detto che la lotta al terrorismo è stata sempre condotta nella legalità costituzionale. Ma come fa il Ministro degli Interni a essere sicuro di quel che avviene in tutte le questure d'Italia? Io ho fiducia nei miei uomini, io ho fiducia nei questori della Repubblica, e poi c'è sempre un controllo, un contatto attraverso i canali ordinari dell'amministrazione fra il centro e la direzione politica e la vasta platea degli agenti dell'ordine. Ha detto che in ogni caso, se qualche episodio singolo fosse avvenuto, ecco, le inchieste avviate a questo proposito hanno già dato qualche risultato? Ci sono aperte alcune inchieste giudiziarie e noi lasciamo che il magistrato faccia fino in fondo il proprio dovere e diamo come amministrazione la massima collaborazione ai magistrati. Ecco, c'è un caso recentissimo, il caso Cirillo. Il ministro degli interni sta svolgendo un'inchiesta? No. Per quale ragione il ministro degli interni deve fare un'inchiesta? C'è tutto il caso Cirillo sta nell'inchiesta giudiziaria che è in corso. Ma i servizi segreti, è legittimo, ammesso che lo abbiano fatto, che abbiano avviato una pratica, che qualcuno dei servizi segreti sia andato a interpellare il boss Cutolo in carcere? È legittimo se lo hanno fatto? Su questo punto ho riferito ieri, d'accordo col Presidente del Consiglio, al Comitato di Vigilanza sui servizi segreti. Devo dire che la cultura che noi abbiamo oggi e che avevamo allora sul terrorismo, vale a dire lo stato di conoscenza sul terrorismo, ci induce a ritenere come verosimile un rapporto fra terrorismo e criminalità organizzata. In ogni caso, ci induce a ritenere che non possiamo congedarci frettolosamente da un'ipotesi di questo genere. Di conseguenza, di fronte a un fatto terroristico, i servizi non possono non attivarsi. Del resto, il prodotto
fatto dal servizio qual è? È la notizia, e la notizia devono andarla a cercare. Devono andare a cercare in quegli ambienti dove è possibile, verosimile, avere la notizia. La notizia che consente poi alle forze dell'ordine di mettere le mani sopra gli autori di un sequestro, di un assassinio, scoprire dei corpi. Questo è il compito dei servizi. Ecco, durante il sequestro e la prigionia del generale Dozier, lei era convinto che sareste arrivati a liberarlo? Beh, direi... io penso che una regola buona sia quella di prepararsi al peggio. Tra l'altro questo è il modo per affrontare meglio la battaglia che si è in corso. In questo caso affrontare meglio il terrorismo. Certo, la fiducia non manca mai. La fiducia è un po' l'intelligenza dell'azione che si sviluppa giorno per giorno, minuto per minuto. Il giorno della liberazione di Dozier lei sorrise come la vidi sorridere sul Monte Rosa, dove c'era anche sua moglie. Ora, un'altra domanda personale. Sì. Sua moglie, le ha mai chiesto di lasciare il Viminale e di tornare ad insegnare all'Università di Pavia? Molte volte me lo dice, così come me lo dicono anche i miei figli. Però devo dire che nei momenti difficili della mia attività di ministro io ho il totale incoraggiamento a proseguire in questo lavoro che loro riconoscono duro, pieno di sacrifici, e per me e per loro. Signor Ministro, le proteste inscenate in qualche settore della polizia ha fatto pensare che forse era il caso di smilitarizzarla. Lei cosa ne pensa? Beh, io so che c'è stata, più che non ci sia oggi, preoccupazione in larghe fette della pubblica opinione, preoccupazione degli effetti, in questo caso supposti negativi, della smilitarizzazione e del conseguente processo di sindacalizzazione della polizia. Io non credo che queste preoccupazioni siano fondate, perché la disciplina, il rigore, non è che siano soltanto caratteristiche di un corpo militare. Del resto, avere portato la polizia da corpo militare a corpo civile è stato come un ritorno al passato, e anche altri paesi in Europa e fuori d'Europa la polizia è un corpo civile. Io credo che la gente debba stare tranquilla, e del resto i poliziotti, la vasta platea di poliziotti ha dimostrato ampiamente di sapere queste cose e di operare con grande rigore, grande determinazione e grande disciplina. Sì, ma 4 sindacati di polizia non sono un po' troppi? Non c'è pericolo che la classica concorrenza sindacale che avviene in tutti i settori, tutte le categorie, possa creare dei problemi? Il problema c'è. Lei sa, d'altra parte, che quando si fissa il principio dell'associazionismo non è che si possa porre degli impedimenti, dei vincoli alla libera espressione sindacale, in questo caso alla libera espressione degli agenti di polizia. Credo anch'io che siano un po' troppi questi sindacati. Molto dipende dall'azione di quelli che hanno più seguito. Certo, io non credo che lo Stato, l'amministrazione, debba e possa considerarsi controparte. Il rapporto sindacale fra l'amministrazione e questi sindacati dei poliziotti è un rapporto particolare. Molto dipende e dall'amministrazione e dai sindacati, dall'intelligenza dell'una e degli altri, perché questo processo di sindacalizzazione porti verso esiti soddisfacenti per tutti. Cosa può indurre, secondo lei, un giovane oggi ad arruolarsi nella polizia? Beh, una volta, guardi, la scelta di fare poliziotto era per tanti aspetti una scelta obbligata. Basta pensare anche alla provenienza dal punto di vista regionale dei nostri uomini, dei nostri giovani che fanno la polizia. Però io credo che più si va avanti e più la scelta di entrare in polizia cresca nella sua motivazione, proprio perché l'avversario da combattere, la criminalità organizzata, senza passare al terrorismo, ha acquistato punte di raffinatezza, di capacità offensiva. Credo che tutto questo, queste caratteristiche dell'avversario, possano stimolare la intelligenza, la curiosità, la voglia. E quindi, a differenza che nel passato, penso proprio che la scelta possa essere, d'ora in poi e sempre più in maniera crescente, una scelta qualificata, motivata, come ho detto poc'anzi.
Ministro, fin da quando facevamo i cronisti, siamo stati testimoni della, vogliamo chiamarla, competizione tra carabinieri e polizia. Ecco, la lotta al terrorismo, che cosa ha modificato in questa situazione, nel rapporto tra carabinieri e polizia? Io credo che abbia portato delle modifiche profonde, perché oggi la polizia e i carabinieri si conoscono meglio la propria posizione e il proprio rapporto di reciprocità e di solidarietà. I carabinieri sanno che cosa fa la polizia sa che cosa fanno i carabinieri. Questo è molto importante. Credo proprio che sia stata la battaglia contro il terrorismo che abbia dato questa consapevolezza. Ecco, qualcuno disse tempo fa che la rivalità fra polizia e carabinieri era una delle maggiori garanzie di libertà del popolo italiano. Certo, poteva essere una battuta, ma lei cosa ne pensa? Beh, nel nostro paese, la storia del nostro paese è sempre stata caratterizzata da un sistema di poteri e contropoteri. E probabilmente questa osservazione cade in quest'ottica. C'è un corpo di polizia, perché l'italiano abbia la massima sicurezza, ci deve essere un secondo corpo di polizia. Io non credo che sia giusta fino in fondo questa considerazione. Io credo piuttosto che, se questo è il sistema che è venuto su attraverso la storia istituzionale del nostro paese, molto meglio sfruttarne fino in fondo le potenzialità piuttosto che prevedere una riforma che porterebbe a degli esiti difficili e quantomeno non troverebbe il paese preparato. Del resto, quando si è parlato della riforma della polizia, soltanto la proposta radicale prevedeva l'abolizione di uno dei due corpi, praticamente prevedeva, per meglio dire, un sistema di polizia unificato. Diciamo pure che c'è un passato torbido nella storia dei nostri servizi segreti, purtroppo. Ora, lei non ha l'impressione qualche volta che questi servizi siano un po' troppo segreti perfino per il ministro dell'Interno? Ma nella storia dei servizi segreti di tutto il mondo questo pericolo c'è stato. L'importante è di non creare le premesse perché queste tentazioni, questa segretezza, questa separatezza diventi possibile. E questo dipende dal potere politico. Qui a Spazio 7 il segretario del DC Piccoli disse che aveva l'impressione che il suo telefono fosse sotto controllo e che gliene avrebbe parlato. Gliene ha parlato poi? E cosa vi siete detti? Avete verificato? Beh, sì, me ne ha parlato, ma quando c'è questo sospetto, credo che tutti sappiano, e comunque lo dico, si procede alla normale opera di bonificazione, come mi pare si dica nel linguaggio tecnico dei nostri operatori. So che lei non mostra mai ottimismo, però si può dire che in prospettiva la lotta al terrorismo è autorizzato un po' di ottimismo sull'esito finale. Invece molto meno è autorizzato ottimismo per quanto riguarda mafia e camorra. Secondo lei come stanno le cose? Beh, sì, è vero che c'è forse minore ottimismo. Perché? Perché la mafia e la camorra, queste forme di criminalità organizzata, sono più difficili, secondo me, da combattere di quanto non sia difficile lo stesso terrorismo. E certo, anche contro il terrorismo noi abbiamo diversi punti di attacco. Direi che tutta la politica è interessata, la gente deve essere mobilitata e si è mobilitata. Ma forse per combattere la camorra e la mafia si devono aprire altri fronti. E quindi non è tanto un problema di essere o non pessimisti o ottimisti, è avere coscienza della difficoltà di un fenomeno come quello della mafia, di un fenomeno come quello della criminalità organizzata, che c'è nel nostro paese, ma ricordiamocelo, c'è anche negli altri paesi industrializzati. Chi non ricorda la situazione di Amburgo, la situazione di New York, la situazione di Parigi, la situazione delle grandi città, dei grandi agglomerati della società industriale. È vero che sta per essere nominato prefetto di Palermo il generale della Chiesa? Ma questa è un'ipotesi di lavoro, si vedrà. Comunque lei non lo esclude? Ho detto che è un'ipotesi di lavoro, vedremo un po' come andrà a finire.
Ecco, noi ci stiamo avviando, vedevo l'orologio, ci stiamo avviando verso la conclusione. C'è una domanda, signor Ministro, che non le abbiamo fatto e che lei si aspettava da noi. Ma io credo che voi avete un pochino scavato, d'altra parte la vostra professionalità non vi ha consentito di, come dire, di essere troppo riservati? Beh, lo siete stati. Lo siamo stati, ammettiamo. Vi ringrazio molto. Ma non cosa avreste potuto dirmi? Ecco, potrei chiederle da quando il ministro dell'interno è andato di frequente al cinema o allo stadio a vedere una partita? Ma sono andato più allo stadio che al cinema, ma purtroppo poche volte. Lei sa che sono molto tifoso. Della? Da Juventus. Io lo so. Da Juventus, lei lo sa. E mi piace molto andarci, ma non riesco a fare tutto quello che vorrei fare. Ecco, le luci dicono che il nostro tempo è finito. Noi salutiamo il ministro e lo ringraziamo, anche se ci è costato un po' di fatica portarlo qui a Spazio 7. Lo ringraziamo di essere qui. Grazie a voi. Policlinico Universitario di Roma. Guidati dal professore, studenti di medicina si esercitano in corsia al letto dei malati. Ecco, cosa permette di evidenziare? Come si diventa medici in Italia? Eventuali... Voci preoccupate si sono levate al Parlamento europeo di Strasburgo. Alcuni deputati di altri paesi hanno sostenuto che in Italia si dà la patente di medico a chiunque la chieda. Per questo la libera circolazione dei medici italiani nel territorio della comunità incontra molte resistenze. Si citano fatti e cifre. Al 31 dicembre dell'anno scorso risultavano iscritti agli albi professionali oltre 220.000 medici, uno ogni 255 abitanti, il doppio all'incirca della media europea. Altri 150.000 giovani premono dall'università. Nell'85 avremo un medico ogni 215 abitanti e il numero dei medici sarà 4 volte superiore a quello giudicato ottimale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Altrove, sia all'ovest che all'est, l'accesso agli studi di medicina è limitato dal numero chiuso o programmato. Da noi un disegno di legge in tal senso, approvato 2 anni fa dal Consiglio dei Ministri, non è mai stato portato in Parlamento. Intanto le università scoppiano, a cominciare dalla Facoltà di Medicina di Roma, dove risultano iscritti quest'anno quasi 23.000 studenti. Con quali prospettive per loro e per i cittadini che si affideranno alle loro cure? Se il medico di oggi non rassicura, che cosa dobbiamo aspettarci dal medico di domani? Se abbiamo una bassa lingua, faccio il mio coago. Poi cadrà. Ma tutti i coaguli che stanno in un ambiente mucoso non subiscono la retrazione del coagulo, capito? Quindi restano morbidi, rilevati e poi cadranno a un certo momento, come cade poi la crosta, qui non diventano mai crosta. Naturalmente il fatto delle fatto di fusione di piastrine e il fatto di eseguirla ci garantisce contro eventuali incidenti. Adesso risolto questo, la paziente poi potrà ritornare al suo normale stato così di degente a casa, relativamente. La gran parte del sangue che arriva al rene va per essere depurato, per essere filtrato, per essere Università di Roma, purificato. Lezione di anatomia. Frequentata vediamo dagli studenti dei primi anni, è tradizionalmente una delle più affollate. Eppure i presenti sono una piccola minoranza in rapporto alla massa degli iscritti. La frequenza non è obbligatoria, tutti gli esami possono essere preparati a casa, sui libri. Il sangue che arriva all'encefalo, che arriva al sistema nervoso centrale, secondo un'inchiesta condotta recentemente dal Censis, Centro Studi Investimenti Sociali, in 17 facoltà di medicina italiane, solo il 30% degli studenti trascorre oltre 30 ore settimanali all'università. Ma lo sapete che ci sono troppi medici e la prospettiva è quella di un esercito di disoccupati? Ma questo qui dipende anche dalla voglia che uno ha di trovare lavoro, di studiare. Se uno arriva alla laurea con una certa mentalità e studia costantemente, poi il lavoro si trova. E lei non ha paura di finire disoccupato?
penso che tanto in tutti i settori ci sia questo problema, per cui a un certo punto si tratta di una questione di scelta di vita. Io penso che appunto il medico non si debba pensare soltanto nel paese in cui si vive, cioè ci sono aree nel mondo in cui mancano medici e hanno bisogno di questo. Lei cosa pensa della possibilità di limitare le iscrizioni alla facoltà? Ma io penso che sia giusto, perché anzi penso che forse era un provvedimento da prendere anche prima, perché il numero dei medici ormai è diventato troppo grande rispetto al numero della popolazione. Professore, come si spiega questo gran numero di studenti in medicina? Perché si pensa che la professione del medico dia facilmente adito a una occupazione, a un impiego e a una remunerazione consistente, possiamo dire. Questa è la ragione, quindi? Questa può essere una delle motivazioni, perché diciamo quello che manca, a mio parere, è una motivazione di natura più idealistica, se vogliamo, ed è più una spinta di tipo utilitaristico che manda i giovani a iscriversi alla facoltà di medicina. Della patologica remota ricorda il morbillo per le malattie esantematiche. Una lezione di clinica medica all'Università di Roma. Siamo ormai agli ultimi anni del corso di laurea. Il Censis ha sottoposto ad un test preparato da scienziati un campione di studenti del sesto anno in 17 facoltà italiane. La conclusione è che un laureando su due mostra segni evidenti di impreparazione ad un corretto esercizio della professione medica. Secondo un'altra inchiesta svolta dall'Università di Padova, l'impreparazione è grave anche tra i più volenterosi, quelli cioè che frequentano lezioni ed esercitazioni. Alla vigilia della laurea, uno studente su due non ha mai auscultato direttamente il cuore o i polmoni di un malato. Uno studente su quattro non ha mai compilato una cartella clinica. La struttura certo non aiuta lo studente a prepararsi adeguatamente a quello che poi sarà la sua professione, insomma. Quindi ci sta lo studente, diciamo, modello che ha le capacità anche e le possibilità di studiare molto oppure di inserirsi fin da studente in qualche struttura e quindi come dire, fare un minimo di pratica, ma la maggior parte queste possibilità non ce l'ha, insomma, e quindi è innegabilmente sono tagliato fuori. Parlando con studenti stranieri, come bagaglio di nozioni, in teoria non siamo inferiori, diciamo così, proprio in termini banali. Cioè il nostro bagaglio teorico è più che sufficiente, anche perché a livello di insegnanti, di professori, ci sono luminari anche da noi, insomma, ecco questo. Ma è lasciato all'iniziativa dello studente particolarmente interessato, bravo, così a inserirsi, a seguire, a discernere cosa è meglio e cosa è. Ma io volevo dire una cosa, se dovessi farmi curare da un medico uscito dall'Università di Roma non mi farei curare assolutamente, perché è vero che si può diventare medici soltanto studiando sui libri, insomma, e facendo un minimo di pratica, un minimo di semeiotica, un minimo di contatto pratico con il malato, però è anche vero che molte persone escono fuori con un'assoluta incapacità di avere un contatto con il malato. Io per contatto intendo proprio saper dove mettere le mani, insomma. Chi è la responsabilità di tutto questo? Del modo in cui è organizzato l'insegnamento oppure del fatto che ci sono troppi studenti o cos'altro? Ma io a questa domanda non so rispondere esattamente, perché è una domanda molto difficile. Posso rispondere per impressioni che ho avuto. Io ho avuto questa impressione in corsia di non essere molto seguito. Secondo me essere seguito in corsia è la cosa fondamentale, molto più importante che fare delle belle lezioni, diciamo, collettive. Perché nella corsia c'è la possibilità appunto di vedere, quindi di poter imparare molto meglio, cioè il meccanismo dell'apprendimento è molto più facilitato in corsia, no? Ma spesso in corsia il medico non segue lo studente, cioè lo studente si deve dare da fare lui per fare la domanda, che faccio ora, gliela chiedo questa cosa, non gliela chiedo, insomma c'è una situazione di imbarazzo che io ho riscontrato non soltanto in me, ma è generalizzata, insomma. Gli studenti lamentano che ci sia troppa teoria e poca pratica. Questo dipende dalla scarsa disponibilità di strutture, diciamo, didattiche, nel senso di strutture didattiche quali laboratori, quali corsie ospedaliere a disposizione degli studenti. Adesso si sta tentando di coinvolgere, e questo lo permette la legge,
tutto l'apparato ospedaliero per la didattica al letto del malato, e questo sarà certamente un apporto utile per la facoltà di medicina. Quindi si consentirà agli studenti di andare anche fuori dal policlinico universitario? Certamente, è uno dei programmi che la facoltà sta studiando e elaborando per permettere la utilizzazione di tutto l'apparato ospedaliero. Ci sono delle differenze da un punto di vista, diciamo, fisiopatologico e clinico? Esame di patologia medica a Roma. Perlomeno nelle fasi iniziali della malattia. Uno studente su 10, dice ancora l'indagine Censis, è insoddisfatto del livello di conoscenze raggiunto in 6 anni di corso. Eppure i risultati degli esami sono quasi sempre buoni, con votazioni alte o medio-alte, 27 o 28 trentesimi. Perché normalmente quant'è questo rapporto ventilazione-perfusione? Deve essere 1, non me lo ricordo. 0,8, rapporto normale ventilazione-perfusione. Facile anche la laurea. Secondo i dati di qualche anno fa, a Roma il 60% dei laureandi si diplomava con il massimo dei voti e la lode. Il tirocinio di 6 mesi in ospedale, obbligatorio dopo la laurea, spesso è poco più che una formalità, così come l'esame di Stato. E il rapporto ventilazione-perfusione rimane invariato. Se i professori fossero più rigorosi, la selezione sarebbe automatica, non ci sarebbe neppure bisogno del numero chiuso. Dice Beretta Anguissola, presidente della Società di Medicina Italiana, oggi siamo di fronte ad una pletora studentesca che genera la pletora dei laureati, colti ma incompetenti. Lei è studente o laureato? Laureato. Da quanto tempo? Quasi un anno. E adesso che fa? Attualmente cerco di inserirmi in questa struttura ospedaliera universitaria. È disoccupato? È un termine che non vorrei usare, ma posso dire di sì perché è la verità. Ha fatto qualche domanda per entrare nelle scuole di specializzazione? Sì, l'ho fatto. E ho scelto pediatria, odontoiatria e ginecologia. È riuscito a entrare? E attualmente no, soprattutto per il numero limitato dei posti per le scuole di specializzazione. Senza una seria riforma dei contenuti e dei metodi di insegnamento, il numero chiuso non basta. Nelle scuole di specializzazione dopo la laurea, il numero chiuso esiste da anni. Una barriera di ferro, tanto che a volte si riesce a entrare soltanto per raccomandazione. I risultati? Vediamo come si può diventare specialisti in chirurgia. Professore, è vero che in Italia si può diventare chirurghi senza aver mai visto un bisturi? Sì, perché in Italia non c'è l'obbligo di fare gli interventi durante la specializzazione. Perché uno può fare gli esami, arrivare alla fine, fare l'esame finale, diciamo, diploma, e diventa specialista di chirurgia. Avendo soltanto letto dei libri o delle dispense? Esatto, non c'è obbligo da questo punto di vista, per ora non c'è ancora. Lei è stato in altri paesi, negli Stati Uniti, lì è diverso? Certo, in tutto il mercato comune e negli Stati Uniti c'è l'obbligo di fare un certo numero di interventi durante appunto gli anni di specializzazione. Interventi devono essere fatti direttamente dallo specializzando, dall'allievo, ovviamente assistito, aiutato, diciamo, dai propri insegnanti. Che cosa si potrebbe fare per cambiare questa situazione? Per cambiare occorre che ci sia una stretta collaborazione fra università e ospedali, per cui anche gli ospedali partecipino direttamente a questo insegnamento, avendo loro specializzanti delle varie scuole universitarie, a cui loro fanno fare gli interventi. Allora lo spazio si allarga e quindi c'è possibilità di far fare questo tirocinio. E naturalmente gli studenti devono essere obbligati anche a fare la pratica, oltre che certo, la teoria. Certo, questa è una regola di primaria importanza. Faccio un bel respiro. Niente. Si mette a sedere un secondo. In Italia mancano infermieri, radiologi, tecnici di laboratorio, ostetriche. Abbiamo invece un sottoproletariato di 100.000 giovani medici, per trovare un'occupazione ai quali si stanno mobilitando gli enti locali. I più abili e i più fortunati, non necessariamente i più preparati, sono o stanno per diventare i nostri medici di famiglia. Per riuscire a campare tutti quanti, dovranno moltiplicare il numero dei malati, aumenteranno le ricette di medicinali, i certificati compiacenti. La spesa sanitaria continuerà a salire alle stelle. Ma con quale guadagno? Per la nostra salute. Ma. Professor Torre, in Sicilia l'acqua c'è o non c'è? La Sicilia è ricchissima di acqua. Noi geologi lo diciamo in tutte le lingue, ma purtroppo non siamo compresi. La parte orientale, Catania e Messina, è ricchissima d'acqua e non ci sono dubbi. Ormai lo si sa da tanto tempo. Per quanto riguarda la Sicilia occidentale, dove spesso ci sono delle calamità, delle siccità,
possiamo dimostrare, lo abbiamo dimostrato continuamente, che è ricchissima di acqua. Diciamo che la zona del Palermitano, che è la zona più studiata in questo momento, naviga sull'acqua. Non si può campare giù, non si può campare giù, non si può campare giù. Ricerche nemmeno molto recenti provano come la Sicilia possegga grandi risorse d'acqua per oltre 3 volte il fabbisogno reale. E invece ogni abitante dell'isola dispone in media di 75 litri di acqua giornalieri contro la media nazionale di 250 litri. Agrigento riceve 3 ore d'acqua ogni 3 giorni e Licata 1 ora. A Salemi l'acqua arriva nelle case private ogni 20 giorni. A Palermo, il mese scorso, l'acqua è stata addirittura razionata. La rete idrica delle grandi città e più ancora dei piccoli centri assomiglia ad un colabrodo che lascia filtrare il 40% dell'acqua trasportata. E si calcola che tra le condutture colabrodo, le acque sotterranee non sfruttate e le dighe non costruite o mal costruite, il 75% dell'acqua disponibile finisca in mare. La siccità dell'anno scorso e dell'inizio di questo ha provocato la perdita di 1/3 della produzione agricola, con un danno già accertato di 800 miliardi. Tra tanta acqua che rimane nel sottosuolo o finisce in mare, la risorsa idrica che invece funziona sempre è quella dei pozzi. Sebastiano Russo è un ex bracciante che, contro il monopolio e lo sfruttamento delle sorgenti, ha condotto molte lotte contadine. Alcuni grossi agrari hanno fatto pozzi, molti di questi abusivi senza neanche la concessione, hanno trovato l'acqua e, oltre a utilizzarla per la propria azienda, la vendono ai contadini vicini o alle piccole altre. Perché il fatto qual è? Che il grosso proprietario, perché ha i mezzi, gli strumenti, ha i finanziamenti, riesce a scavare il pozzo e quindi gode di questa possibilità di avere l'acqua. Queste sono le cose più assurde, perché l'acqua è un bene pubblico, non può essere un bene di un privato, cioè di un singolo, che impone poi i prezzi a suo piacimento. Ora basta pensare che è impossibile il costo di 1 ora d'acqua può costare 12.000 lire. È una cosa così, insomma. Io dico, che differenza fa di quello che chiede il portafoglio a una persona mentre passa per la strada e uno ci vuole dire che lo chiede in questo modo? L'ultimo censimento ufficiale indica l'esistenza nel Palermitano di 128 pozzi, ma un'indagine eseguita dall'Istituto Geologico dell'Università di Palermo ne fissa la cifra complessiva ad oltre 1.700. I proprietari dei pozzi, gli sceicchi dell'acqua, come vengono chiamati, hanno guadagnato l'anno scorso circa 20 miliardi. Tra i loro clienti figura la stessa azienda municipalizzata di Palermo, che dei 1.700 pozzi ne controlla 6 in tutto. A parte l'efficientissima organizzazione privata, nella questione dell'acqua si inserisce una proliferazione di enti sia nazionali che regionali. Groviglio inestricabile di competenze e di sigle, EAS, ESA, EMS, ENEL, ENI, CASMEZ, CASIP, AMAP, l'assessorato per l'agricoltura e quello per il territorio, i consorzi irrigui e quelli per lo sviluppo industriale, il genio civile e il provveditorato alle opere pubbliche, le aziende municipalizzate e la Cassa del Mezzogiorno. Di questa situazione, i primi a fare le spese sono evidentemente i piccoli contadini.
per i consorzi di bonifica c'è una quantità d'acqua da distribuire, non importa a chi e come, anzi si fanno in questo caso figli e figliastri e vanno avanti clientele, parassitismi e molto spesso fenomeni di mafia. Evidentemente il piccolo contadino non fa la ricerca d'acqua in proprio perché le spese sono enormi, né glieli fanno fare gli enti di gestione. Allora che cosa succede a questo punto? Che ci sono delle forti spinte dal punto di vista mafioso. Evidentemente mafiosi non significa uccidere qualcuno alle spalle con un colpo di fucile a canne mozze o con una calibro 38. Si è mafiosi anche facendo morire dei progetti in un cassetto. Decine di progetti attendono di venire esaminati per ricavarne quel piano generale delle acque che, secondo gli esperti più autorevoli, risolverebbe il problema. In questa prospettiva, le dighe assumono un ruolo determinante. Ce ne sono già 22, altre 8 sono in costruzione. Ma i tempi di realizzazione si dilatano regolarmente, e così i preventivi per gli appalti e gli espropri. Per la diga del Garcia, una ricerca condotta da CGL Cisle Will segnala che gli espropri sono stati pagati 80 volte il prezzo previsto. Il documento unitario sulla politica delle dighe conclude: si è messo in piedi un sistema che, invece di dare acqua alle campagne, alla popolazione e all'industria, ha funzionato come un meccanismo di sprechi, clientele, sfruttamento di lavoratori, episodi di cronaca nera e giudiziaria. La mafia oggi, per quanto riguarda le acque, così come dice anche le stesse relazioni antimafia che ha fatto il Parlamento nazionale, controlla il meccanismo degli appalti, delle opere pubbliche per l'irrigazione e quindi tutto ciò che avviene nelle dighe. E lì poi ci spieghiamo i ritardi, anche gli incidenti, le bombe che scoppiano nei cantieri che costruiscono le dighe. Per esempio c'è uno scandalo nella diga dell'Ogliastro, avviene dove per non completare i lavori per portare l'acqua del dittaio in quella diga, quest'anno c'è il pericolo che addirittura saltano 6.000 ettari di agrumeto. Ora questa è una cosa, cioè, inammissibile. Per noi c'è anche un sospetto, diciamolo francamente. A valle, dove poi l'acqua della diga deve andare a finire, avviene, ci sono una certa quantità di pozzi privati. E siccome l'acqua della diga costerebbe un decimo rispetto a quello che oggi fanno pagare i privati, che hanno i pozzi, e molti di questi pozzi sono abusivi, certamente disturberà sicuramente, cioè, l'acqua della diga a molti proprietari di pozzi privati. La storia della diga Nicoletti, realizzata nelle campagne di Leonforte ad una ventina di chilometri da Enna, è emblematica di questa ballata siciliana delle acque. Il bacino di Leonforte prevedeva una capienza di 18 milioni di metri cubi d'acqua per l'irrigazione di 2.000 ettari di campagna. La diga è stata programmata nel 1949. Ha avuto una serie di vicissitudini perché ci sono state delle resistenze a livello governativo in quanto ritenevano che l'invaso non si sarebbe riempito per insufficienza d'acqua. Per poterlo fare realizzare ci sono volute tutta una serie di scioperi, di lotte. Lei pensi che ci sono stati, c'è stato un movimento per ottenere la diga negli anni 60 che ha causato più di 200 anni di carcere a molti contadini, a molti nostri braccianti agricoli. Progettata nel 49, la diga era terminata nel 67. Per realizzare la rete di irrigazione ci vollero altri 8 anni e giunse finalmente il gran giorno del collaudo. Queste testimonianze di agricoltori che hanno visto che l'hanno collaudato i tubi con delle autobotti. Ma cioè hanno portato delle autobotti per immettere l'acqua nei tubi? Per immettere l'acqua nei tubi. Lo hanno fatto certamente per essere più sicuri che in quel modo l'opera sarebbe stata collaudata e quindi la ditta appaltatrice sarebbe stata realmente pagata, insomma, definitivamente dell'opera. Cioè, immettendo l'acqua con le autobotti era sicuro che il sistema funzionava? Funzionava. Mentre poi il 20 di giugno del 1977 hanno aperto le saracinesche. E che cosa è successo? Tutte le tubazioni sono saltate tutte per aria. La rete di irrigazione dovrà venire rifinanziata, riappaltata e ricostruita. Ma ci vorrà del tempo, anni. E invece, contando sull'acqua della diga,
tanti piccoli contadini si erano indebitati per trasformare e migliorare le loro colture. Io come agricoltore, per in quanto alla diga, avevo una prospettiva di una trasformazione di terreno, però a causa della mancata funzionalità dell'acqua, che dopo tanti anni, solo per un paio d'ore, è stata data l'acqua per poterla dare ai contadini, e poi è andata tutto in frantumo, e quindi ho perso l'idea di poter trasformare un pezzettino di terra. La grossa speculazione avviene poi a valle, cioè dove andrà, dove la campagna sarà irrigata. Anche lì molto spesso accadono fenomeni di accorpamento del terreno, cioè di piccoli contadini, di piccoli produttori che devono vendere, di società finanziarie e immobiliari che acquistano questo terreno. Perché dici che devono vendere? Devono vendere perché sono pressati o costretti a vendere. Ma e adesso allora a che cosa serve questo lago? A niente, serve semplicemente per i pesci e per coloro i quali vengono qui a guardarlo, ad ammirarlo. Almeno 17 milioni di abitanti, e secondo i calcoli dell'ONU è ormai la città più grande del mondo. È anche la più colossale sfida che sia mai stata lanciata agli urbanisti, agli architetti, ai medici e naturalmente ai politici. Perché Città del Messico non solo è tanto grande, ma ogni anno cresce di 1 milione di abitanti. Muy buenas tardes, queridos automovilistas. Desde la Dirección General de Policía y Tránsito, les saluda la Sargento María de la Luz Rodríguez Ramos. De sur a norte, les recomendamos circular sobre el eje central Lázaro Cárdenas. Vivere in questa città è duro. Il presidente del Messico, López Portillo, dice: la capitale è malata di gigantismo e gli abitanti debbono lottare quasi selvaggiamente per sopravvivere. Lo si vede bene nelle stazioni della metropolitana, che trasporta circa 3 milioni di persone al giorno. Montare su queste vetture richiede una forza fisica che scoraggia i meno giovani. La situazione è tale che nelle ore di punta uomini e donne vengono fatti salire in vagoni separati. Signor usuario, colabore con nosotros, respete las medidas de seguridad que el personal del sistema le indica. Está avanzando a la izquierda, avánsele. Avánsele ahí a la izquierda, por favor, avánsele. Abórmelo, abórmelo. Avánsele a la izquierda, señores, por favor, a la izquierda. Sui mezzi di superficie si spostano altri 20 milioni di persone, poiché molti vengono ogni giorno nella capitale dai paesi vicini. La maggior parte della gente che lavora a Città del Messico passa più di 4 ore della sua giornata in auto o sugli autobus. Questa è la piazza delle tre culture, quella azteca, quella coloniale e quella moderna. Alle pietre antiche o antichissime si sovrappone il cemento armato dei grattacieli. Ma queste immagini affascinanti sono una facciata prestigiosa che nasconde realtà drammatiche. A pochi chilometri da qui comincia un enorme bidonville che è anch'essa la più grande del mondo. Quindici anni fa qui c'era soltanto un deserto, il bacino disseccato del lago Texcoco. Il deserto è diventato un formicaio umano.
che non hai nessun luogo nel mondo che stia più dañato che il Valle del Messico. Nessun ambiente al mondo è così degradato quanto la vallata di Città del Messico. E la cosa più tragica, mostruosa, è che tutto ciò sembra non interessare minimamente a nessuno. Per darvi un'idea di quello che accade qui, pensate che a Città del Messico ci sono 5 milioni di persone che defecano all'aperto in mancanza di installazioni igieniche. Sono 300 tonnellate al giorno di escrementi umani e provocano la diffusione di gravi malattie che naturalmente colpiscono soprattutto i più poveri. Entre la gente di classe umilde, di classe pobre. 10.000 tonnellate di rifiuti vengono scaricate ogni giorno nelle strade e la nettezza urbana non riesce a raccoglierle, soprattutto nelle zone più lontane dal centro. Quanto all'acqua è sufficiente appena per la metà degli abitanti e bisogna farla venire con enormi spese da più di 200 chilometri di distanza. Pensiamo che hai 7 grandi problemi. Abbiamo 7 grandi problemi. Quelli delle aree edificabili, dell'acqua, dell'istruzione, dei rifiuti, della pubblica sicurezza, del traffico e dell'ecologia. Sono problemi immensi. Basta pensare che per mantenere la situazione così com'è, senza migliorarla, noi dovremmo aumentare ogni anno la rete stradale del 12%. Oggi la città ha 10.000 chilometri di strada. Vuol dire che ogni anno dovremmo costruirne altri 1.200. Così come oggi non è possibile. Dove metteremmo le case? Non possiamo fare una città di sole strade. Io credo che la massificazione delle città. Io credo che la massificazione, la concentrazione della popolazione nelle città delle nazioni in via di sviluppo, sia una delle più grandi tragedie del XX secolo. È il caso del Cairo, di Istanbul, di tante città dell'Africa e dell'Asia. Nel nostro paese l'esplosione demografica è cominciata alla fine degli anni 40. Il Messico ha adesso un tasso di accrescimento della popolazione che è del 3,5%, uno dei più alti del mondo. Ma a Città del Messico questo tasso è addirittura del 17%. In 30 anni siamo passati da 3 milioni di abitanti a 15 milioni. Una tragedia di dimensioni quasi cosmiche. Ad arrivare a migliaia ogni giorno nella capitale, da ogni parte del Messico, sono i contadini. Lasciano la miseria di villaggi flagellati da cicliche siccità e dallo strapotere dei grandi proprietari terrieri, un'oligarchia che possiede il 50% delle terre coltivabili. Un messicano su due è disoccupato o sottooccupato. Lo rimane anche a Città del Messico e nella capitale proliferano i piccoli mestieri marginali, aleatori, quelli nelle strade. Su strascarpe, venditori ambulanti di giornali, fiori, gelati, bibite, biglietti delle lotterie. Agli angoli delle vie del centro siedono gli scrivani pubblici che aiutano i nuovi arrivati a muoversi nel labirinto delle formalità amministrative o, più semplicemente, a scrivere una lettera. Gli scrivani fanno buoni affari. Il 20% dei messicani è analfabeta. In mancanza di altre fonti di guadagno, decine di migliaia di persone cercano di recuperare fra l'immondizia qualcosa che sia ancora possibile rimettere a nuovo e rivendere in città. Questo è l'immondezzaio pubblico di Nezahualcoyotl, la più grande bidonville di Città del Messico. Gli abitanti del centro non amano parlare di bidonville, preferiscono usare un eufemismo, dire
Ciudades perdidas, città perdute. Nelle città perdute vivono milioni di persone. Quante, nessuno lo sa con esattezza. A ingigantire giorno dopo giorno questo oceano di baracche non è soltanto l'immigrazione contadina. Anche dall'interno della città arrivano decine di migliaia di persone cacciate dalla ristrutturazione del centro. In 4 mesi, 2.000 edifici sono stati demoliti e 70.000 persone evacuate con la forza. Ogni famiglia ha ricevuto come risarcimento 500 mattoni per costruirsi un alloggio come e dove può. Anche nelle bidonville si cerca di recuperare un po' di civiltà, regolarizzando, per esempio, le unioni. Spesso una corona di figli assiste alle nozze dei genitori. Piano. Già stanno. Sono 6. Sono 6. Di quanto potrò la famiglia después de 7, no? Quando vanno per l'altro? No, io no. Non mi chiedo mai nada. Quanti tiene? 6. 6. E tutti i lingui? 6. Alcuni dicono un tono, se tu dici un po' così. Tutti si Así puede ser, bien está. Adesso vi unirò in matrimonio. Datevi la destra. Yo. María Elena Zavala Sánchez. María Elena Zavala Sánchez. Te acepto a ti. Te acepto a ti. Enrique. Nonostante gli sforzi della Chiesa e delle autorità civili, solo una coppia su 10 si sposa regolarmente. I messicani non concepiscono un matrimonio al quale non segua una grande festa e i soldi per la festa, troppo spesso, non ci sono. Ti amate, mi amarte, ti rispettate, todos los días de mi vida. La metà dei messicani è composta di ragazzi sotto i 18 anni. Al tasso odierno di incremento, la popolazione, che è oggi di 70 milioni di persone, arriverà nel 2000 ai 100 milioni. Sì, è suo. È suo hogar. Il governo ha lanciato un piano di regolazione delle nascite, ma senza grande successo. Istruttori e istruttrici spiegano che si tratta di dare un avvenire migliore ai figli, di farli studiare perché trovino un lavoro, di nutrirli bene. Come si può fare se sono tanti? Le donne ascoltano, ma non sembrano convinte. Questa ha 44 anni. La figlia che ha accanto ne ha 18. Quanti bambini avete? 19, cioè 15 viventi e 4 che sono morti. E vostra figlia ha già dei bambini? Sì, ne ha 3. Quanti nipotini avete? Io? 11. Ho già 4 figli che sono sposati. Pensate di avere altri figli? No, basta. E che pensate di fare per non averne più? Ma non so. Adesso ho una bambina che ha appena 4 mesi. 4 mesi? Sì, e spero proprio che sia l'ultima. Di figli ne ho già troppi. Ma qui non c'è un centro di regolazione delle nascite? Per curare? Sì. Voi non ci siete mai state? No, mai. E perché no? Perché c'è chi dice che è male prendere certe medicine. E farsi operare poi costa troppo. Così, giorno dopo giorno, la popolazione messicana cresce e cresce anche Città del Messico. 15 anni fa, nel Chiapas e nel Tabasco, si è trovato il petrolio. Il Messico è diventato da allora il quarto produttore di oro nero nel mondo e c'è chi giura che i suoi giacimenti siano più abbondanti di quelli dell'Arabia Saudita. Molti contadini hanno cominciato una corsa all'oro, ma farsi assumere nei campi petroliferi non è facile.
Per il momento vi sono appena 140.000 posti di lavoro e le assunzioni avvengono solo su raccomandazioni o pagamenti di tangenti. I contadini più poveri o più sprovveduti rimangono tagliati fuori, bivaccano accanto ai pozzi finché glielo consentono i pochi risparmi. Poi riprendono il cammino verso il miraggio di un lavoro. Ogni anno 2 milioni di messicani lasciano le campagne, 1 milione varca o cerca di varcare la frontiera con gli Stati Uniti, l'altro milione va nella capitale. Secondo i futurologi, nell'anno 2000 Città del Messico sarà una mostruosa megalopoli con 35 milioni di abitanti. Sempre tu, ostinatamente tu, tentazione mia tu, chiodo fisso dentro me, voglia magica di te, imprendibile che sei, e più prenderti vorrei. Tu, solo tu, proprio tu, esclusivamente tu, ossessione dolce tu, io di donne ne avrei, belle quante ne vorrei, ma da quando ci sei tu, non me le ricordo più. Sei diversa, sei di vento, sei perversa, mi tormento, non ti ho persa un momento, no, no, non vivrò più tranquillo fino a che sarai mia e sarò l'uomo per te. Tu, solo tu, come no, cancellarti non si può, io ti voglio come no, non mi arrendo, tenterò, tanto amore ti darò, non potrai sfuggirmi più, e a volermi sarai tu. Piove forte e ti penso, notte fonda e ti penso, no, no, non vivrò più tranquillo fino a che sarai mia e sarò l'uomo per te. Tu, solo tu, come no, cancellarti non si può, io ti voglio come no, non mi arrendo, tenterò, tanto amore ti darò, non potrai fuggirmi più, e a volermi sarai tu. Tu, solo tu, come no, cancellarti non si può, io ti voglio come no, non mi arrendo, tenterò, tanto amore ti darò, non potrai fuggirmi più, e a volermi sarai tu.